L'assemblea di quest'oggi della Confesercenti, dal titolo, come hai sottolineato tu, se chiude il commercio, chiudono le città, è iniziata da circa 40 minuti. Poi il discorso introduttivo ha preso la parola il sindaco di Roma Capitale Gianni Alemanno. Al momento sta parlando il presidente della provincia Zingaretti, in conclusione parlerà la presidentessa della regione Lazio Renata Polverini. Possiamo andare a riassumere subito la prima parte dell'intervento relativo a Zingaretti. E per quanto riguarda invece Alemanno e anche Zingaretti, un piccolo estratto è presente in regia, e c'è da dire praticamente che è entrato subito a gamba tesa il presidente della regione sugli sprechi della politica e sui tagli che sono stati fatti a favore dei cittadini e dei commercianti. Ha esordito dicendo: se le auto blu sono un dispendio economico così alto tanto da spingere il governo centrale a tagliare fondi per le regioni, per le province e per la piccola e media impresa, le auto blu vanno prese tutte in toto e sciolte nell'acido. Questa è stata l'apertura del presidente della provincia, che poi ha puntato il tasto su tutti i crediti che debbono essere riscossi dalle piccole e medie imprese verso lo Stato centrale. Praticamente ci sono milioni e milioni di euro di crediti che non vengono elargiti, certo. E ci sono piccole e medie imprese veramente a collasso, che se avessero la possibilità di prendere quello che effettivamente spetta loro non avrebbero problemi, nonostante ci sia un periodo di crisi estremamente elevato. Mentre per tornare all'intervento di Gianni Alemanno, è stato molto molto ampio, ha spaziato praticamente su tutto, ha fatto riferimento al film di Woody Allen dicendo: dovete capire che Roma è la città, tra virgolette, del tavolino, il clima fa capire che piace mettersi in una piazza, poter prendere un caffè o mangiare, usufruendo anche della bellezza storica della città. Però tutto questo non può andare avanti in questa maniera, così come regolamentato. Ha detto: bisogna trovare una via di mezzo tra chi, come Corsetti, voleva totalmente bloccare il tutto, e chi magari, come chi ci ha governato per tutto questo tempo, la mia amministrazione compresa, non ha fatto rispettare le regole, creando il mito del tavolino selvaggio. Dice che va tutto regolamentato, magari con l'aiuto anche della Confesercenti stessa, per cercare anche di dare un arredo urbano degno di una città importante come Roma. Allora, sì, è giusto, ci vuole anche l'intervento suo, però, di Alemanno in merito, per risolvere il problema. Certo. Adesso, Emiliano, noi sentiamo anche Nicolò Ballarin, che ci fornirà alcuni dati, e poi sentiremo anche Zingaretti in viva voce. Intanto accogliamo Nicolò. Nico, buongiorno, benvenuto. Eccoci Marcello, buon inizio di settimana a tutti. Ciao Nico, ciao Emiliano. Eccoci, ciao Flavio. Ciao. Siamo proprio qui per parlare di commercio e della crisi che comunque sta investendo il paese in questo biennio nero, appunto, per il commercio italiano. Mm-hmm. Si parla addirittura, Marcello, di anno horribilis per le aziende, per le imprese, per le piccole imprese soprattutto. Da segnalare anche qui la presenza di rappresentanti della piccola e media impresa romana, tra l'altro anche alcuni personaggi che abbiamo avuto il piacere di avere in diretta con i nostri Vox quotidiani. Mm-hmm. Parliamo un po' di numeri, Marcello, perché purtroppo la crisi è notevole, i numeri sono importanti. Si parla di consumi sprofondati, si parla di potere d'acquisto delle famiglie che è sceso e continuerà a scendere nei prossimi periodi. In alcuni settori, soprattutto del commercio, quello che riguarda in particolar modo il commercio alimentare, si parla di perdite molto ingenti, il 15%, e si registrano cali notevoli nelle vendite, quindi cali che fanno registrare numeri pari al 25%, quindi bienni neri, ed è appunto per questo che anche ci si riunisce per cercare di trovare un punto d'accordo tra le autorità con i rappresentanti del Comune di Roma, quindi il sindaco Gianni Alemanno, il presidente della regione Renata Polverini, e anche Nicola Zingaretti, quindi il presidente della provincia.
Abbiamo anche dell'audio inerenti l'inizio della conferenza, Marcello, non so se vogliamo mandarli e ascoltarli, se no continuiamo a dare anche qualche altro numero in merito. Beh, avremo intanto poi adesso, intanto ascoltiamolo e poi magari facciamo un commento tutti insieme. Allora, buongiorno a tutti, ho ascoltato la relazione di Gianmaria e ovviamente l'avevamo già in qualche modo letta e conoscevamo i temi che abbiamo di fronte a noi. Allora, io vorrei dire poche cose più possibili precise, perché credo che si sia creata nel rapporto fra le istituzioni e il mondo del commercio alcune situazioni in qualche modo ingarbugliate che oggi siamo chiamati a sciogliere in termini molto netti. Ovvero il primo discorso fondamentale ruota attorno alla questione del piano del commercio. Il piano del commercio che noi abbiamo redatto in prima istanza è un piano del commercio che risente di due problemi. Il primo problema è il rapporto con la legge regionale, la legge 33, e il secondo problema è quello relativo alla possibilità di gestire l'enorme mole di autorizzazioni che sono state concesse nel passato. Prima Gianmaria citava la questione dell'ex mercato generale, ex mercati generali. Quella è una delle tipiche esempi di un'operazione urbanistica fatta non da noi sulle spalle del commercio, cioè per chiudere progetti, finanze, interventi, concessioni per lungo tempo nelle more dell'approvazione del piano regolatore generale. Si è fatto questo tipo di scelta, questo è il motivo per cui Roma è stata riempita a dismisura di centri commerciali ben oltre la propria capienza. Ma comunque, insomma, i criteri sono quelli che oramai conosciamo perché li trattiamo noi in prima persona, in diretta, più o meno quotidianamente. Da questa conferenza avete notato che è stato detto o fatto qualcosa per poi dare pratica, fattibilità ai buoni intenti? Emiliano? Allora, Marcello, sicuramente tanta teoria, tante affermazioni e frasi ad esperto, anche qualcosa di populistico che ha anche strappato l'applauso delle persone presenti, quando ad esempio Alemanno si è schierato contro l'apertura di nuovi centri commerciali per favorire il piccolo e medio commercio. Ma io intanto vorrei dire a questi signori, io ho letto stamattina per esempio che ci sono delle cose che sono palesi nei confronti delle quali non interviene mai nessuno. Allora, ci sono dei pullman chiosco che a fine esercizio dovrebbero andarsene per lasciare la piazza come l'hanno trovata. Questi pullman rimangono là fermi, fissi, da un tempo interminabile. Questo, per esempio, non è un discorso che tu devi fare molte teorie per risolverlo. Vai lì con i vigili e ti porti via il pullman se lo trovi ancora in sosta. Oppure ci sono quegli altri che sono totalmente abusivi e che circolano per tutta la città, e a volte gli stessi abusivi rimangono fermi lì in sosta come fosse un negozio per molto tempo. Questo non è difficile da risolvere, ci vuole la buona volontà. Allora, io che voglio essere un pochino più in là delle buone intenzioni, dico: da chi è impedita questa buona volontà? Magari da un assessore che ha interesse a difendere questi pullman che rimangono parcheggiati lì e si sentono garantiti dallo stesso assessore, il quale magari è vicino ad Alemanno, perché poi bisogna che ce le raccontiamo tutte le cose, se no facciamo tutta una serie di bla 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 di conferenze, laddove poi la realtà è molto semplice da analizzare e ancora sarebbe più semplice da risolvere. O ci quello dei pullman chiosco, che sono dei negozi fissi, perché è quello più palese, è quello che viviamo noi tutti i giorni, no? O no? No, è per i venditori ambulanti, no, Marcello? Ovviamente, comunque. Sì, certo. Allora, però dietro c'è sempre un assessore, c'è sempre un politico, c'è sempre qualcuno vicino all'amministrazione centrale che fa in modo che le cose restino esattamente come sono, perché di proprio ha, che ne so, un interesse politico di raccolta voti, di raccolta consensi. Questa è la vicenda. Poi tutto il resto è palabra. No, la cosa più grave, Marcello, è che questa problematica è stata trattata durante l'intervento del sindaco, ma è stata presa
è molto molto di striscio. Ecco, lo vedi. Il sindaco se ne è quasi lavato le mani perché ha detto ho inviato l'ennesima lettera. Sì, ma cosa vuoi inviare? Ma tu devi inviare i vigili e la rimozione. Cosa vuoi inviare le lettere, no? Dicendo praticamente che i vigili urbani non possono risolvere tutto questo problema e serve anche l'intervento della polizia o dei carabinieri. A me è sembrato un discorso per far vedere di aver toccato un argomento che però non sia l'interesse di voler risolvere. Ma è ovvio che è così, no? È ovvio che è così. Quindi noi andremo a fare giornalisticamente ancora molti servizi su quello che accade, sui buoni intenti, sulle conferenze, ma i pullman chiosco resteranno sempre là. Vedrete che sarà così, per i motivi di cui sopra. Per i motivi di cui sopra. Sono dei serbatoi importanti, ecco, ma ovvio, no? Ma è ovvio. Va bene. Allora vi ringrazio e voglio nella circostanza segnalare la trasmissione che fanno Emiliano Di Nardo, Angelo Papi e Nicolò Ballarin, una trasmissione sul calcio molto 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 interessante, sempre molto incisiva per quanto riguarda l'aspetto giornalistico della stessa, perché sono sempre sull'attualità, la trattano in profondità, la trattano con ospiti importantissimi di massimo livello. Hanno avuto Giorgio Rossi l'altra sera in diretta perché era praticamente il personaggio relativo a quello che sarebbe stato Roma-Catania. Beano e annoverano delle prime firme di giornalismo italiano come Beccantini, come i tanti altri che intervengono, da Zazzaroni a tutto il resto. Quindi mi piaceva sottolinearla questa trasmissione che va in onda due volte a settimana, tre volte a settimana, martedì, mercoledì e venerdì alle ore 22:30. Ripeto, per chi ama il calcio, una trasmissione veramente molto molto interessante e molto professionale nel senso dell'approfondimento delle notizie e della qualità degli ospiti. Mi piaceva dirvelo in questa circostanza e complimentarvi con voi. Grazie e Marcello. A presto. Grazie Marcello, un abbraccio e buona giornata. Grazie ad Emiliano Di Nardo e Nicolò Ballarin.